Ebbene sì, prima o poi dovevo ammetterlo. Ho del ribrezzo per gli insetti. Lo schifo per quelle larve di dittero che amano sguazzare nelle deiezioni, negli escrementi degli animali, oppure nei vegetali ormai in putrefazione, o ancor peggio, nei cadaveri putrefatti che trovano per la strada. Lo schifo è il fastidio per la modalità che hanno le blatte di volersi sempre infilare sotto la tua mano anche quando stai cercando di farle salire sopra. Lo schifo, ma più che altro l'odio e il disprezzo per le maledette cicale, quelle che volano di filare in filare sui vigneti dei colli uganei a fine estate. Queste sensazioni comunque non mi evitano di continuare ad essere un fan dell'entomofagia. Ho provato sulle mie papille gustative diversi tipi di insetto e vi dirò che alcuni sono davvero davvero buoni e vi invito a provarli. Io credo che il ribrezzo sia una sensazione che abbiamo dentro da molto tempo e penso che ci sia stato anche utile, durante la nostra evoluzione per evitare di entrare in contatto con sostanze malsane o mangiare delle cose che non andavano mangiate. E vi dirò, io non sono l'unico entomologo a cui fanno schifo certi insetti. Per esempio, conosco un entomologo che prova un bel po' di ribrezzo per il modo che hanno i bruchi di geometridi di muoversi a compasso, e altri che hanno lo schifo, ma più che altro la paura per l'imprevedibilità del salto delle cavallette. Prima di essere entomologi siamo comunque Homo sapiens, quindi siamo dotati di quel ribrezzo atavico che portiamo avanti da molto. Ed è una cosa perfettamente normale e anche utile, è stata utile e continua ad essere utile. Quindi se volete presentarmi a vostro amico, non ditegli: ehi, quello è il verde, non gli fanno schifo gli insetti. Perché non sarebbe vero, vero in effetti. Piuttosto ditegli: ehi, quello è il verde, è un entomologo, ma gli fanno schifo gli insetti. Questa sarebbe un'affermazione più vera. Però, per quanto possano farmi schifo alcuni insetti, quando li studio o li guardo, non smetterò mai di meravigliarmi.